Il mercato dell'olio è in fibrillazione, lo sappiamo tutti. C'è un impazzimento generale, nel senso che nessuno prevedeva due annate di fila negative. C'è preoccupazione anche per la prossima annata, perché quando le scorte si riducono diventa anche una questione psicologica affrontare il futuro. Quale sarà il futuro? Questo innalzamento dei prezzi ha determinato anche un calo dei consumi e questo crea dei grossi problemi. Allora, cosa dobbiamo fare per cercare di affrontare questa emergenza e soprattutto possiamo cogliere delle opportunità da questa emergenza? Il fatto per esempio che il prezzo sia oggi più elevato può favorire il futuro del prodotto così nella sua percezione del pubblico, nel senso che il consumatore finora ha acquistato soprattutto pensando a un prezzo anche di convenienza. C'è stata la politica purtroppo continua del sottocosto che ha penalizzato, ha svilito il valore del prodotto in quanto tale. Allora bisogna cercare di far tesoro di questa situazione inedita, perché non, nessuno poteva immaginarla, e pensare per esempio di avere un olio con prezzi più elevati per il futuro. Ma si riusciranno a mantenere questi prezzi più elevati? Questa è una bella sfida. Sicuramente, per esempio, le catene distributive oggi hanno una sensibilità diversa. Qui abbiamo Francesco Iuculano, per esempio, che ha portato avanti una logica di comunicazione completamente differente rispetto al passato, rispetto, per esempio, alle politiche della distribuzione. Vale a dire, concepire una carta degli ori, concepire degli scaffali che siano legati a dei prodotti non soltanto di mass market, perché è giusto che ci sia un olio democratico, ma anche degli oli peculiari, quindi territoriali, DOP, GP, ma soprattutto anche oli che siano per esempio presentati per le caratteristiche peculiari dell'olivigno di appartenenza, il monocultivar. Ecco, partiamo allora a questo punto proprio da Iuculano. Mi interessa partire da Iuculano perché molto spesso si trascura il fatto che il contatto diretto col consumatore ce l'ha proprio chi il prodotto lo pone in vendita sugli scaffali. Questa situazione inedita cosa ha generato sugli scaffali di un supermercato che oggi è in una situazione di grande, diciamo, disagio di fronte a dei prezzi che sono d'altra parte aumentati in maniera incontrollabile, ma era inevitabile con la carenza di prodotto. Come reagiscono i consumatori? Noi sappiamo di un calo dei consumi dell'11% rispetto a un passato che invece vedeva l'olio extravergine di oliva un prodotto molto percepito come prodotto buono, prodotto che è considerato di alta qualità. Ma oggi con questi prezzi come reagisce il consumatore? Allora, di fatto, parliamo un attimo Todis, che cos'è, ma giusto diciamo per fare un'introduzione. Io sono il responsabile commerciale di Todis, che è una catena nel centro-sud Italia, che tra l'altro è una catena assimilata al mondo discount, anche se il discount oggi non è più quello di una volta. Ma proprio in questo mondo, quello del discount, abbiamo fatto questo progetto per creare sugli scaffali una olioteca con dei prodotti di qualità. Già da qualche anno Todis si sta interrogando sul dare un giusto valore all'olio extravergine, che non può essere venduto esclusivamente in attività promozionale o in relazione al prezzo, perché in questo modo si svilisce quello che è il prodotto, ma soprattutto, pur avendo dei grandi valori per la distribuzione organizzata, l'olio ha delle marginalità che non sono in linea con quelli che sono gli obiettivi della distribuzione organizzata. E quindi questi progetti di valorizzazione del prodotto vanno proprio in questa direzione. Dico per assurdo che questi aumenti dei prezzi, che ovviamente stanno generando una riduzione dei consumi, però in qualche modo stanno dando la possibilità al consumatore di comprendere meglio che cos'è l'olio extravergine, che non c'è un unico olio extravergine, ma che ce ne sono di svariate tipologie, e bisogna cominciare
anche in primis noi della distribuzione a fare cultura su questo mondo, e il nostro tentativo è stato proprio quello di fare cultura, cioè di fare una carta degli oli che possa spiegare al consumatore che ogni olio ha delle caratteristiche e va usato in base alle caratteristiche che ha, e questo permette anche quindi poi di giustificare oggi questi prezzi elevati, diciamo, del prodotto. Quindi questo è un po' il percorso, cioè incominciare a fare cultura su un prodotto che va sempre di più assimilato al suo terroir, alle sue capacità, molto simile a quello che è il mondo del vino, dove non ci scandalizziamo se ci sono dei prezzi di un certo tipo, e lo stesso deve accadere probabilmente nel mondo dell'olio. Benedetto Fracchiolla invece rappresenta il mondo della produzione, quindi ora tocchiamo gli estremi, da chi pone l'olio sullo scaffale, prego Claudio Truzzi, a chi invece produce le olive, quindi poi l'olio che poi sarà destinato alla vendita. Questa situazione così inedita, ecco... Intanto grazie per l'invito e mi fa estremamente piacere essere qua. Giusto per integrare la sua presentazione, sì, grazie per rappresentare i produttori. Ma io aggiungerei anche che sono il presidente di Finoliva, e Finoliva è anche nel suo mondo un confezionatore, chiaramente. Quindi proviamo a misurarci anche sull'aspetto del confezionamento e del... io non voglio essere forte nell'affermazione, ma secondo me questo è un anno che segna in modo abbastanza profondo il mondo dell'olio. Io sono convinto, ma ne sono fortemente convinto, che non si tornerà indietro all'olio come l'abbiamo vissuto fino forse 2 anni fa, perché già l'anno scorso ci sono state le prime avvisaglie. Questo perché probabilmente ci saranno intanto problemi di produzione. Noi non ci scordiamo che gran parte di questi problemi di carenza di prodotto, di fatti, nasce da un problema climatico, che per come sono oggi presentate le cose, come le stiamo vivendo, probabilmente noi siamo nel bacino mediterraneo, che è uno dei posti più soggetti a queste influenze dei cambiamenti climatici, probabilmente ci ritroveremo in un mercato che è diverso da quello che abbiamo immaginato fino a qualche anno fa, con risorse che sono cambiate, come esigenze di risorse e disponibilità di risorse. La produzione ha vissuto 2 facce alterne, diciamolo pure. Cioè, in Puglia c'è stata una soluzione, Puglia settentrionale, Puglia centrale, quella della conca, diciamo mai vista fino adesso, inutile nasconderceli, diciamo. Abbiamo avuto una produzione veramente molto importante, contestualmente un prezzo molto importante che non si era mai visto, e delle qualità, cioè tutti e 3 i fattori di produzione si sono concentrati in modo assolutamente positivo. Questo però non deve tirare in inganno, cioè non è che i produttori a un certo punto si sono arricchiti, ecco, perché non ci scordiamo che veniamo da una campagna invece di assoluta carenza di prodotto, e probabilmente ci affacceremo a una campagna dove le produzioni, non, proprio perché, come dire, si accentua il discorso dell'alternanza, non sarà una campagna molto sicuramente, insomma, altrettanto produttiva. Quindi gli scenari sono abbastanza complessi da gestire. Quello che però voglio sottolineare, diciamo, quando dico che non sarà più come prima, è che qualcosa secondo me dobbiamo tirare come insegnamento, e soprattutto lo dobbiamo fare noi come produttori italiani e come Italia in generale. La lotta al prezzo, misurarci sul mercato internazionale con la guerra dei prezzi o con perseguire certe politiche, non è più una politica che per l'Italia può essere gestita. È qua il nostro sforzo, che non è soltanto uno sforzo di oggi, ma è il risultato di tutto un lavoro,
quello di segmentare sempre più queste produzioni in alto. Cioè noi ci stiamo sforzando e lo faremo e lo proponiamo alla anche ai nostri, come dire, partner di lavoro. Badate, partner di lavoro, perché questo è quello che stiamo facendo. Cioè stiamo proponendo produzioni che sembrano sempre più segmentate sull'alto. Il bio, ormai storicamente le DOP, le IGP, le produzioni sostenibili, tracciate fino al produttore, tutto quello che è utile, può servire a dare valore aggiunto a un prodotto, valore aggiunto che non lo si dà soltanto ai produttori, perché è importante che i produttori abbiano in parte di quel valore aggiunto, perché sennò il rischio contrario è quello dell'abbandono, cioè diciamolo chiaro, quindi, ma sia distribuito sull'intera la catena del valore, come dire, sia rispettato. Io penso che un'annata come questa ci insegni tante di queste cose, e ve lo dico con cognizione di causa, perché sono iniziate proprio in annate come queste delle relazioni, dei rapporti su determinati tipi di prodotto, su standard qualitativi di un certo tipo, che fino adesso non c'erano. Quindi è un anno, ripeto, che segna secondo me un passaggio, cambiamento nella futura olivicoltura, soprattutto italiana. Ne sono fortemente convinto anch'io. Grazie a Benedetto Fracchiolla, presidente di Finoliva. Ecco, Nicola Pantaleo, che è amministratore delegato della Pantaleo S.p.A., rappresenta non soltanto colui che confeziona, ma anche colui che produce, perché voi avete parecchi oliveti e state incrementando la quota degli oliveti. Uno dei problemi dell'Italia non è soltanto l'emergenza climatica, perché è un fenomeno temporaneo, si spera, non che prosegua per tutti gli anni, ma ci sono pochi olivi e ci sono anche molti abbandoni degli oliveti. E poi c'è anche il problema del sud della Puglia con la xylella, 21 milioni di alberi che non esistono più, sono naturalmente meno prodotto. Ecco, come bisogna affrontare? Dice bene Fracchiolla, è un anno che fa da spartiacque questo. Sì, sicuramente anche qui c'è una grande opportunità da cogliere, perché ovviamente la produzione è quella parte che ha goduto più dei frutti probabilmente della buona produzione di quest'anno. Quindi quello che serve all'Italia è sicuramente aumentare la produzione, cioè avere una produzione che possa far fronte sempre più a quello che è il consumo e la richiesta del prodotto. E mi auguro che venga colta questa opportunità sia dal punto di vista, per esempio, della visione e della in prospettiva di quello che è il cambiamento climatico che si potrà presentare. Io insomma mi auguro che non siamo ancora in quella fase proprio definitiva, però sicuramente il clima è un organismo malato ormai che comunque presenterà probabilmente sempre più momenti di difficoltà, di siccità e così via, per cui bisogna pensare anche alle risorse che occorrono per aumentare la produzione in Italia. Mi auguro che ci sia un'attrazione da parte per esempio dei giovani, no? che vogliano appunto nelle zone in cui ad esempio la xylella ha compiuto i danni maggiori, quindi nel sud della Puglia, magari investire, aiutato anche speriamo da diciamo un lungimirante da parte diciamo del governo, e si possa procedere per questa strada. Noi nel nostro piccolo stiamo facendo anche qualcosa per quanto riguarda il sud della Puglia, laddove andremo in piccoli terreni pian piano a espiantare piante ormai morte per sostituirle con ulivi che possano comunque iniziare questo percorso. Sicuramente è un momento difficile, è un momento che comunque comporta delle decisioni e ci fa vedere il settore in maniera diversa.
Quello che secondo me vediamo oggi è che i driver dell'acquisto per quanto riguarda il consumatore sono un po' cambiati con questi livelli di prezzo, per cui non è soltanto il prezzo che resta sempre, diciamo, l'elemento determinante come, come driver d'acquisto per il consumatore, ma vediamo che diventa sempre più importante anche altri fattori e diventano punti decisionali importanti, quali l'origine, quali il marchio, la fiducia al marchio, la riconoscibilità della qualità portata avanti dal marchio, e anche tutto quello che diceva anche lei, che quello che si possa fare per aumentare la conoscenza e la consapevolezza da parte del consumatore, che secondo me è l'aspetto fondamentale su cui lavorare. Io penso anche oggi, diciamo, a braccetto con la grande distribuzione, perché cambia anche il modo per la grande distribuzione di vedere il prodotto. Mentre prima la pressione promozionale sull'olio era alle stelle, oggi vediamo che è molto più bassa, e sicuramente questo ci può dare modo di vedere il settore anche, diciamo, in accordo con la grande distribuzione, in maniera diversa, fare delle proposte diverse al consumatore, farlo crescere e diventare consapevole. Questo è molto importante, quello che abbiamo ascoltato. Sì. E io credo che si debba insistere proprio su questi aspetti. E Chiara Corricelli invece rappresenta, in quanto amministratore delegato e presidente, no, sono già aperti i microfoni. Perfetto, grazie. Di Pietro Corricelli S.P.A., un'altra anima aziendale che è storica. Ecco, come dobbiamo affrontare allora questo mercato? Saremo in grado di cambiare passo rispetto al passato? Abbiamo un'opportunità straordinaria e ce l'abbiamo oggi, è stata già ampiamente esposta dai colleghi. L'unico dato che non è stato menzionato e secondo me invece è un indicatore molto importante del fatto che questi due anni stiano rappresentando un'opportunità per l'intera filiera, è il dato sui consumi del prodotto 100% italiano. Il prodotto 100% italiano, a differenza del generico extravergine d'oliva, in GDO cresce di poco, un 3% nell'anno 2023, ma cresce il consumo di olio italiano. Quindi significa che tutto quello che noi ci stiamo, diciamo, proiettando da tempo, che il consumatore faccia un passo in avanti, che inizi a distinguere, che non significa che eliminerà il consumo di prodotto comunitario, ma lo affiancherà in base a destinazioni d'uso a prodotti di più alto profilo qualitativo, e questo lascerà poi spazio anche alle DOP, alle IGP, un nuovo modo di affrontare il prodotto olio extravergine d'oliva, non più una bottiglia in casa ma più bottiglie in base alla destinazione d'uso, e secondo me il dato è veramente significativo. Dobbiamo essere bravi noi, tutti noi, nella prossima campagna, a non tornare indietro ma a continuare ad investire in questo passaggio, perché abbiamo avuto un'opportunità d'oro, un tappeto rosso steso per tutta la filiera affinché diventi una filiera di valore e non una filiera di poveri che litigano tra loro come è stata per tanti anni, perché il mondo agricolo con l'industria, l'industria con la grande distribuzione, ci siamo accoltellati per anni. Oggi abbiamo l'opportunità di far veramente apprezzare l'olio extravergine d'oliva e non dobbiamo tornare indietro. Bene, e Bruno Seabra invece è direttore generale di Carapelli Firenze. Carapelli è una realtà molto grande, perché poi non è soltanto Carapelli, il gruppo De Oleo è presente con altri marchi storici italiani che sono appunto Bertolli e Olio Sasso. Ecco, come vede questa nuova situazione, considerando che voi comunque avete un rapporto più internazionale perché avete altri marchi in Spagna e quindi rappresentate un fondo molto importante, insomma, per quanto concerne la categoria degli oli da olive in generale, quindi non soltanto gli extravergini. Che scenario prevede, ecco, con questo sguardo aperto al futuro, per cercare di capire come interpretarlo? Dopo questi due anni che abbiamo avuto, e speriamo che non abbia un terzo anno con difficoltà,
credo che ci sia veramente l'opportunità di valorizzare l'olio e continuare a valorizzarlo anche fuori d'Italia, ovviamente anche fuori del Mediterraneo, perché ci sono mercati che crescono come Stati Uniti e anche Nord Europa. Però abbiamo tutti una responsabilità abbastanza grande in questo cammino. Io per l'esperienza in altre categorie di gran consumo, di largo consumo, penso che c'è proprio una pressione naturale tanto del consumatore come della distribuzione, come noi stessi, di ritornare su volume che magari il mercato può non fare ancora una volta, e questo fa che siano de promozione, siano depressione sul prezzo, probabilmente che faranno perdere parte del valore che abbiamo riuscito a prendere della filiera in questi anni. C'è tanto da fare per cercare di mantenere questo valore, c'è tanto da fare per non essere esattamente con gli stessi prezzi che abbiamo in Stati Uniti o certo. In Nord Europa, però per mantenere il valore giusto della categoria. Abbiamo parlato del 100% italiano, che ovviamente sarà sempre il punta di lanza di questo valore, però anche l'europeo e altre origini, è importante mantenere questo valore per permettere anche ai produttori di fare su parte di questo valore totale. Vediamo, non ho tanta fiducia che dopo questa crisi le prezzi non ritorneranno probabilmente a un livello più basso di quello che volemmo tutti. Quindi c'è questa preoccupazione, insomma. Ho questa preoccupazione, credo che i prezzi andranno ancora una volta a prezzi più bassi, probabilmente non arriveranno a quello che avevamo in 2019 qualche cosa, però avremo quello rischio comunque. Andrea Carrassi, che è direttore generale di Assitol. Allora, lo scenario che noi conosciamo già, dobbiamo affrontarlo in qualche modo per ricostruire la catena del valore, perché come era un tempo il comparto non andava bene, perché c'era sempre qualche componente della filiera in grande sofferenza, e comunque era tutto il comparto olio d'oliva in sofferenza, perché anche sul piano commerciale non c'era la giusta, diciamo, giusto margine di guadagno rispetto anche ad altre imprese. Ecco, come si può intervenire per evitare di perdere questo valore che noi casualmente ci siamo trovati ad averlo proprio per questa mancanza di prodotto? Quindi questi prezzi più elevati alla fine rimarranno tali, e nel senso il consumatore continuerà a capirli questi prezzi più elevati, a consumare l'olio con scelte più attente, più legate alla qualità? Allora Luigi, innanzitutto voglio ringraziarti, darti un grazie grande quanto Milano e anche più grande, perché hai messo su un palco tutta la filiera, che è una cosa veramente a volte molto complicata, sembra una barzelletta, dice ma com'è possibile, non vi parlate. Noi ci parliamo, però parlare tutti insieme nello stesso momento su un tema così importante è molto molto utile per fare quello che dici te, cosa facciamo domani insieme, cioè dalla produzione, la distribuzione, le aziende, le associazioni degli industriali, tutti insieme per discutere queste tematiche. Veramente solo Luigi Caricato e tutta l'organizzazione dell'officina riesce a farlo, e quindi grazie. Parto da un dato oggettivo. Ieri Jaime Lillo, il direttore esecutivo del COI, ci ha fatto vedere i dati mondiali della produzione e consumo. Allora, la Grecia e la Turchia quest'anno avranno una riduzione che praticamente si mangia tutto l'aumento di produzione che abbiamo noi in Italia, come diceva prima Benedetto, aumentiamo noi, e forse un po' anche la Tunisia, ma comunque sì, a fine campagna, se guardiamo tutti i paesi produttori, il dato totale sarà inferiore all'anno scorso, con una previsione di stock finale di campagna che è la metà di quella dell'anno scorso, che era già la metà delle stock di campagna della media degli ultimi, diciamo, 5 anni, ma probabilmente se andiamo dietro di 10 anni è la stessa media. Quindi arriveremo con degli stock ancora più bassi. Quindi l'outlook, cioè la previsione nel breve e medio periodo, è che questa situazione di contrasto tra
produzione e consumo spingerà, continuerà a tenere alti i costi delle materie prime. E questo permetterà alle aziende di marginare, questo è chiaro, perché ha un valore più alto. Un valore che fanno le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori in azienda. Tra l'altro si è conclusa adesso la trattativa del rinnovo del contratto collettivo del settore industria alimentare, quindi adesso torneremo anche a riconoscere a loro il merito di questa attività di produzione dell'olio, industria alimentare in generale. E cosa dobbiamo fare? Noi, diceva Chiara, abbiamo lavorato bene, abbiamo avuto un'ottima opportunità, dobbiamo continuare a sfruttarla. Secondo me abbiamo vinto, diciamo, il campionato, adesso dobbiamo fare la Champions League, perché se ci fermiamo qua abbiamo vinto uno scudetto, ma in Europa non abbiamo vinto niente, e quindi dobbiamo continuare a fare questo sforzo. La riduzione dei consumi intorno all'11, 12, 13%, se rimane questa, può anche andare bene, voglio dire. L'importante è che il consumatore capisca perché spende quei soldi per quel prodotto, che non è tutto uguale, non è un detersivo per lavare per terra, che qualunque compro tanto deve pulire per terra. Questo è il perno della dieta mediterranea, è un succo di frutta pieno di vitamine, di polifenoli, di antiossidanti, fa bene alla salute, non è un prodotto di largo consumo. Questo noi per anni, Anna Cane, la mia presidente di gruppo, per anni si è battuta contro il sottocosto, dice basta con queste pratiche perché sviliscono al consumatore l'idea di quel prodotto, no? Io dico spesso, il telefono può anche essere venduto alla metà del prezzo se è della campagna precedente, perché tanto mi serve per telefonare, ma un prodotto alimentare fresco come l'olio extravergine d'oliva non può essere svenduto sotto costo. Quindi per fortuna la GDO anche non sta spingendo a livello promozionale su un prodotto come questo, che non è più un prodotto civetta, bisogna capire che non è più una commodity, stiamo andando, come diceva giustamente, verso il vino, settore che noi cerchiamo di inseguire con ammirazione da anni. Certo, nei ristoranti poi bisognerà fare ancora parecchio lavoro, però ecco, dico spesso, al ristorante una bottiglia di vino in 4 persone dura il tempo di una cena, quindi un'ora, e la paghi tranquillamente 30, 40, 50 euro. Perché ci meravigliamo oggi se al supermercato trovi una bottiglia di olio extravergine d'oliva da un litro a 12, 13, 14 euro? Cioè, qual è la differenza? A casa te la porti, non ti dura il giro di un'ora di una cena come una bottiglia di vino, ti dura a volte 2 settimane, un mese. Quindi andare a risparmiare qualche centesimo su un prodotto di qualità che ti fa bene alla salute, non, veramente bisogna farlo capire ai consumatori. Risparmiare su quel prodotto gli fa male alla salute. Allora, mi è venuto in mente in questo momento, visto la situazione, perché non fare una campagna promozionale a favore dell'olio extravergine di oliva per far percepire il valore del prodotto, visto proprio che in questo periodo storico ci sono dei prezzi più elevati? Mi sembra... Noi abbiamo chiesto a ICE Agenzia, che è Italian Trade Agency, di fare delle campagne di promozione su queste tematiche qui. Chiaramente loro si occupano di export, quindi abbiamo ragionato soprattutto sui paesi dell'Unione Europea, perché sono quelli, soprattutto del Nord Europa, che quando aumenta troppo il prezzo vanno subito sugli oli che producono loro, per esempio il colza. E quindi una campagna per fargli capire quanto è importante il consumo dell'olio extravergine d'oliva. Quindi questo sicuramente è un'attività che vogliamo fare. Noi siamo disponibili a ragionare, a metterci insieme per fare il più possibile. Quando a SIGEP, alla Rimini Fiera, abbiamo incontrato il ministro Lollobrigida, gli abbiamo proposto, lì si parla anche di panificazione, quindi abbiamo proposto di fare il pane olio di benvenuto nei ristoranti, non più gratis, perché fino a che è gratis, a Cavaldonato non si guarda in bocca, no? E quindi qualsiasi olio ti danno, rancido, che puzza, che fa schifo, non ti lamenti. Qualsiasi pane gommoso che non sa di nulla, non ti lamenti. Se invece metti anche un piccolo costo, 1 euro a persona, 2 euro a persona per il pane olio di benvenuto, il consumatore paga e pretende la qualità. Bene, allora noi abbiamo anche il presidente di Unifol, il presidente di Unifol che poi è anche il responsabile commerciale di Vacca Oli, quindi anche
un altro punto di vista di chi non confeziona ma che, di chi appunto commercializza l'olio vendendolo poi alle aziende che confezioneranno. Ecco, Pippo Vacca, le aziende che rappresenti come presidente di Unifol sono aziende familiari, piccole, medie e grandi. C'è futuro per le aziende familiari, vista la situazione così complessa in cui queste si muovono? Noi ci auguriamo che per i nostri associati ovviamente ci sia e ci crediamo molto, anche perché tutti i nostri associati, oltre a essere aziende olearie, dimostrano con i fatti di credere nella produzione. Infatti sono tutti anche, tra virgolette, imprenditori agricoli. Quindi probabilmente se non c'è futuro per loro, non ce n'è per il settore. E proprio collegandomi a quello che diceva Benedetto e anche Nicola, che ci pregiamo di avere tra i nostri associati, dico che è fondamentale questo anno per la produzione, ma bisogna lavorarci, perché questa è una situazione che intanto nessuno sa se sia congiunturale o se possa diventare strutturale, perché è legata fondamentalmente al clima, e certamente i cambiamenti climatici cominciano a far sentire il loro peso, ma nessuno sa, appunto, nessuno può fare previsioni su quello che succederà nei prossimi anni. Quindi sarebbe bene affrontare per esempio il problema delle risorse idriche. Stamattina parlavamo con Andrea, chiacchieravamo e ci dicevamo proprio questo, che noi usiamo anche, cioè usiamo ancora l'acqua potabile per tanti usi, per cui si potrebbero usare acque depurate o desalinizzate. Il problema idrico è fondamentale ed è quello che sta impattando su questa situazione. L'altra cosa a cui mi vorrei collegare è il calo dei consumi, che fino adesso è limitato, probabilmente, e sembra assurdo dirlo, troppo limitato, perché se non c'è un calo dei consumi un po' superiore a quello che abbiamo registrato fino ad oggi, probabilmente dobbiamo cominciare a pensare all'olio d'oliva come alle ciliegie, nel senso un prodotto stagionale che sarà disponibile per un periodo dell'anno e poi non più. Credo che questo non andrebbe bene a nessuno. È la stessa cosa che sta un po' succedendo sul fatto dell'aumento a volume dell'olio italiano. Sicuramente, anzi, i dati di gennaio sono anche più di quelle cifre che citava la signora Coricelli. Ma questo aumento sta avvenendo soltanto perché c'è un appiattimento dei prezzi in alto, ma è sempre un appiattimento dei prezzi. Cioè è chiaro che se la forbice tra comunitario o non comunitario e italiano si riduce tanto, è chiaro che crescono i consumi di olio d'oliva. Sono tutte piccole sfumature a cui bisogna fare attenzione. Così come, collegandomi al discorso del frazionamento delle qualità che faceva Benedetto, è senz'altro una strada da percorrere, ma è una strada da percorrere in tutte le direzioni. Cioè ciò che vedo io è che oggi, ma già da tempo, c'è un po' troppo appiattimento di categorie. È assurdo che ancora quest'anno, ma già prima, si trovassero sullo scaffale degli extravergine prezzi molto diversi. E siccome non è possibile citare caratteristiche particolari, e questo mi ricollego al discorso che faceva la dottoressa Cane nella precedente tavola, trovare ancora oggi degli extravergini nazionali a 7,50 e poi trovarne altri a 12, e si chiamano tutti extravergine, perché questo è il vero problema, è una cosa che crea confusione nel consumatore e certo non aiuta la valorizzazione di tutto il comparto. Daniele Tirelli, analista di mercato, cerchiamo di fare il punto un po' della situazione. È un prodotto complesso l'olio extravergine di oliva, però oggi è conosciuto di più,
c'è un consumo più consapevole. Noi pretendiamo di più, ma in realtà se facciamo un confronto con qualche decennio fa c'è un'attenzione ben differente. Il fatto che gli scaffali, uno vada al mercato, supermercato Todis e veda anche i monovarietali DOP e GP valorizzati è un segnale molto importante, quindi vuol dire che c'è un consumatore che quindi è anche attento a questi aspetti. Ecco, come vedi questa situazione così contingente che però apre a scenari futuri nuovi e soprattutto sull'onda di queste emergenze climatiche che mettono un po' in crisi il settore, però c'è uno spunto di riflessione importante da fare. Ma guarda, sono 13 anni che mi inviti e te ne sono grato perché è un bel segnale di stima. E sono 13 anni che ripeto più o meno la stessa frase, perché è in concomitanza, si è conclusa la 13ª edizione di MasterChef ieri sera, che ha mandato due segnali. Uno, che ha vinto una concorrente che ha cucinato cibi tipicamente giapponesi o ispirati al Giappone. La seconda cosa è che durante tutto lo svolgimento di MasterChef sono stati presentati i prodotti che poi entrano a volte nell'immaginario degli italiani, a volte anche nella pratica degli acquisti. Credo che nessuno di voi conosca, a meno che non abbia seguito MasterChef di 2 o 3 settimane fa e abbia una buona memoria, il maracuoccio, per fare la maracuocciata. Maracuoccio è un cereale di scarto di serie B che si dava agli animali nel Beneventano, ma che mangiava anche la popolazione per necessità ben comprensibili. E quindi i concorrenti hanno cucinato anche questo prodotto ultra tipico. Bene, perché dico questo? Perché per la 13ª volta, per la 13ª edizione, non c'è stato una puntata in cui si sia cucinato dicendo aggiungo un filo d'olio, leccino di taggiasca o di altra qualità o di bosana per dare l'amaro, eccetera. Voi sapete che oggi la gastronomia è tornata ai tempi del Rinascimento, perché se sentite le diagnosi sui piatti sono deve essere dolce, deve essere amaro, deve essere croccante, deve essere soffice, eccetera, che è il mélange di tutto. Quindi in questo insieme che valorizza i prodotti più strani, il kirin giapponese, il patè di aglio nero, eccetera, zero menzioni all'olio d'oliva. Il che significa che la lobby dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva, è impotente o incapace di gestire una comunicazione adeguata che crei un'immagine di prodotto dietro il quale si sviluppano dei trend. Perché se oggi gli italiani consumano prodotti esotici della più varia natura, vuol dire che sono in grado di assorbire tanti stimoli che derivano dalla fusione di culture alimentari plurime. E viceversa, l'olio d'oliva invece sta penetrando e sta diventando un elemento essenziale di tante altre, diciamo, culture popolari dell'alimentazione. Spesso con l'effetto tipico dei prodotti che non sono autoctoni, come la birra, cioè il posto dove si consuma birra, diciamo, dove c'è meno interesse per la birra è la Baviera, perché in Baviera si bevono la loro birra, no? Così come al sud si consuma il proprio olio, non si va a cercare l'olio ligure, l'olio del Garda, eccetera, perché si produce da sempre ed è un prodotto del territorio e tutti sono orgogliosi del territorio, quindi il localismo. Ecco, accanto a questo ci sono iniziative che io ascriverei non alla distribuzione in generale, ma all'imprenditorialità della distribuzione, perché ci sono due persone che stimo in particolare. Uno è Massimo Lucentini, è un amico da tempo, che dopo tanti discorsi, dopo tante considerazioni, ha avuto il coraggio di fare una linea di marca privata con gli oli monocultivar. E questo lo ha fatto semplicemente per lo spirito imprenditoriale di fare una cosa nuova. Poi c'è un altro amico che è Mario Gasbarrino, che con il Gastronauta, un bel marchio sotto cui vanno tanti, probabilmente ha qualche difficoltà, perché essendo collocato al sud, l'idea di fare la varietà degli oli tipici è meno, diciamo, si vende meno bene.
Ma questo riguarda un aspetto, che è l'aspetto gastronomico, perché il futuro dell'olio, a mio parere, ormai non sono all'interno del settore, ma lo seguo dal punto di vista sociologico, proseguirà con una tendenza dell'olio industriale che coprirà un'ampia gamma di bisogni e poi svilupperà una parte gastronomica che deve rispondere alle cose che voi avete detto, differenti usi, differenti utilizzi a seconda delle preparazioni, che tuttavia devono andare di pari passo con quello che è la crescita culturale di una popolazione che non possiamo riassumere nel consumatore, ma che è composta di un numero sempre maggiore di cluster di consumatori che hanno ideologie diverse, perché se noi pensiamo all'apporto che è venuto dalla cucina vegana, io non sono un vegano, ma considero che sia il fenomeno più importante degli ultimi anni, perché è la ricostruzione di un mondo basato su certi principi, no? Che sono quelli della difesa dell'animalismo e quant'altro. Allora, se noi pensiamo all'apporto della cucina vegana, se pensiamo all'apporto che può venire dalla valorizzazione del localismo e del regionalismo, intuiamo che occorre andare verso un lavoro comune, che non è facile perché le imprese ovviamente sono individuali e concorrenti, ma che serva a collocare il prodotto nella giusta posizione, come è già stato ribadito. Un solo fatto, il prezzo. Allora, tutti i settori mi dicono: ma quando torneranno i prezzi come prima dell'inflazione? Risposta: mai, perché i prezzi non scendono mai. L'inflazione è stato un fenomeno monetario, si è creata più moneta e i prezzi si sono adeguati a quello che hanno deciso le banche centrali. Probabilmente il prezzo rallenterà, si adeguerà in termini di prezzi relativi. Prezzi relativi rispetto a che cosa? Pensiamo a tutti quelli che sono i sostituti. Ora, noi qui siamo concentrati sull'olio extravergine, ma concludo, esiste tutto un mondo di oli, di semi oleosi che paradossalmente vengono in certe situazioni, in virtù di quei fenomeni ideologici che ho menzionato in precedenza, proposti a dei prezzi addirittura superiori a quelli che sono degli ottimi oli extravergini. E penso a tutte le catene che sviluppano in Francia, per esempio tutto il biologico, e dove l'olio ho comprato, assaggiato, non apprezzato l'olio di cumino, l'olio di cartame, ma costruiscono una filosofia che, dobbiamo pensare, non sarà difesa dalle Alpi, da una pseudocultura italiana che non esiste, perché ormai viviamo in una cultura che è europea, che è mondiale, e quindi occorre fare ciò che fanno tutte le aziende, differenziare il prodotto e valorizzarlo all'interno di tante nicchie. Osservate una cosa: i produttori di olive da tavola, da consumo, stanno introducendo la varietà. Quindi ho trovato olive biancolilla, olive leccino, eccetera, che non so, da inesperto, nemmeno se sono le migliori olive da tavola. Ma è la necessità di essere un pochino differenti, è la necessità di dire: il prezzo è legato a qualche cosa che è alla base di una tua esperienza. E a mio parere il problema vero è quello di fare esperienze, anche mediate dai mezzi televisivi, dai social media, eccetera, eccetera, alla massa dei consumatori, per far sì che si fissino alcuni concetti fondamentali. Il concetto fondamentale è quello della porzionatura, cioè che una dose di olio d'oliva, pochi grammi di olio d'oliva, non sono, no, una spesa che incide sul bilancio familiare. Prendendo il paradosso del vino, una bottiglia che si beve in una serata e che copre il consumo di olio di probabilmente un mese o 20 giorni. Quindi il problema è al vostro interno. Non esiste questa capacità di comunicare nei termini adeguati.
il buon Luigi, diciamo che è forse l'unico comunicatore che riesce nell'ambito dell'industria e che dovrebbe, questo è il suo destino, che io sottolineo, dovrebbe andare in televisione, essere uno di quelli che parlano in televisione e parla di oli con competenza, perché alla fine Luigi con tutto il suo lavoro parla sempre ad un pubblico che è pronto ad ascoltarlo ma che è comunque ristretto, quindi ti aspettiamo, bisogna ampliarlo. E tutte le lobby devono spingere perché persone come Luigi vadano in TV e parlino di oli. Grazie a Daniele Tirelli e ora la parola a Claudio Truzzi. Claudio Grazie. Truzzi è responsabile qualità di Metro Italia ed è importante sentire la voce di chi opera con il settore Horeca, quindi la ristorazione è fondamentale perché significa trasmettere poi anche al consumatore finale per vie indirette il valore dell'olio. Però cosa accade nella ristorazione? Visto che questa esperienza pluriennale con Metro Italia e con tante poi iniziative che portate avanti. Grazie dell'invito, come sempre, che ormai, come dicevamo prima, non so da quanti anni, è bello partecipare a questi salotti, no? Perché mancano l'aperitivo o il tè, però ma l'aperitivo sempre c'è anche. Bei salotti sono, e dove si parla tanto, però alla fine si concretizza poco in generale, perché nel mondo dell'olio è talmente variegato quindi questo mondo che mettere tutti d'accordo mi sembra una cosa molto molto difficile, ci sarebbe invece molto da fare. Fatta questa premessa, io posso parlare del mio mondo, che è quello del mondo dell'Horeca. Il mondo dell'Horeca come si sta comportando? Se tu ti ricordi, abbiamo cercato anche gli anni scorsi di fare una differenziazione molto forte tra l'olio che deve essere utilizzato in cucina da quello che deve essere messo sul tavolo. Bene, quali sono gli andamenti? Gli andamenti che noi oggi viviamo sono questi qua. Nel mondo della cucina sta crescendo in modo particolare, ma in maniera esponenziale, l'utilizzo dell'olio di salsa, dell'olio mix, dei blend tra oli di seme e olio d'oliva, perché costa meno e abbattiamo i costi, di olio extra CE, di olio quindi europeo, molto meno di olio italiano, quindi vuol dire che la cultura e l'attenzione del Made in Italy a parole c'è, ma di fatto, come diceva prima Coso, anche il mondo della ristorazione non è che enfatizzi molto quindi l'utilizzo dell'olio quindi in cucina, e quindi questo noi soffriamo, vendiamo, crescono quindi le confezioni, quindi le latte, le confezioni anche in PVC da 5 litri, quindi le grandi confezioni, e in cucina la bottiglia viene qua pochissimo utilizzata perché poi usano per i topping quelle di plastica e compagnia andante. Per quello che riguarda invece l'olio da tavola, abbiamo cercato di fare degli sforzi enormi anche con il consorzio dell'alta qualità di cui siamo anche noi, quindi partecipiamo, cioè creando cultura nel mondo dell'olio, facendo molte e molte anche tavole rotonde, coinvolgendo quindi clienti e quant'altro sull'approccio sensoriale. Risultato è che quindi la vendita dell'olio in bottiglia sta drasticamente quindi calando, quindi se andiamo avanti così penso che nel giro di 2 anni lo toglieremo dagli scaffali, in quanto non si vende. Perché? Perché ormai c'è un mondo nuovo d'acquisto, che è quello che fai l'acquisto online, vai direttamente quindi alla fonte, bypassi il canale del nostro, del cash and carry, e arrivi direttamente all'origine, come sta succedendo sul vino. Quindi io chiamo, mi mandano 5 cartoni, 3 cartoni, e così facendo vado a bypassare tutto il nostro canale. Ma a fronte di ciò, che io infatti sto preparando con la nostra organizzazione un grande esposto al Ministero della Salute, proprio per il semplice motivo che qui non è solo un problema commerciale, è un problema anche di sicurezza alimentare, perché se noi in base alle normative vigenti siamo obbligati giustamente a tenere la tracciabilità andando a identificare il singolo cliente, e in caso di sistema di allerta, di ritiro,
dal commercio di prodotto identifichiamo quindi il cliente, purtroppo con questo sistema non lo può fare, no? In Italia c'è un sistema d'acquisto nel mondo del canale della ristorazione che è completamente diverso da quello dei paesi del nord Europa. Nei paesi del nord Europa sanno che gli acquisti devono farlo in un determinato canale, finito. In Italia comprano tutti, mercatini, vanno a comprare quindi direttamente dall'agricoltore, vanno a comprare dove vogliono. Però c'è un problema di sicurezza alimentare molto forte che da questa maniera viene quindi bypassato. Teniamo presente nel mondo dell'olio che noi analizziamo in tutti gli oli quando ci arrivano e non li stocchiamo più in piattaforma, li mandiamo direttamente nei punti vendita dove la temperatura massima è 18-20 gradi e abbiamo una percentuale altissima di oli ossidati, quindi non è più la colpa del distributore che tratta male il suo prodotto. Allora cos'è io un grande invito che faccio? Bisogna mettere giù un protocollo che coinvolga tutti, da chi sono gli agricoltori, i frantoi, gli imbottigliatori, i distributori, i grossisti come noi, perché se non mettiamo delle regole ben chiare, qui facciamo tanto quindi salotto, ma arriviamo a poche conclusioni. Il problema dell'olio ossidato lo sappiamo, oli un po' vecchi perché c'è meno produzione, quindi abbiamo degli oli di campagne di 2 anni fa, oggi in bottiglia, quindi si ossida più facilmente perché la tenuta dell'olio non è eterna. Lo shock termico, il trasporto oggi non viene quindi a temperatura controllata e dobbiamo mettere delle regole perché poi se la qualità c'è, il consumatore deve capire che la deve pagare, questo è poco ma sicuro, ma dobbiamo lavorare nel mantenere, nel conservare questa qualità dal campo fino alla tavola. Grazie. Grazie a Claudio Truzzi. Importanti anche queste riflessioni. Prego, Andrea Carrassi. Volevo solo dare un dato. Quando ho cominciato a lavorare in Assitol, il 100% italiano era un 10%. Adesso siamo sicuramente al 30%, credo. Quindi per avvicinarmi a quello che diceva Chiara prima. Poi chiaro, come diceva pure Pippo, adesso con l'appiattimento della forchetta c'è un effetto dell'ultimo anno, ma io dico il 30% era prima ancora di quest'anno, quindi mi aspetto che quest'anno sia ancora di più. L'altra cosa che volevo dare come messaggio finale è comprate nei canali cioè, sicuri, assicurati, cioè della GDO, quelli convenzionali, oppure direttamente, perché purtroppo quando il valore è così aumentato del prodotto finito, il rischio che poi ci sia qualcuno nei mercatini rionali piuttosto che fa delle contraffazioni, quello, cioè, signori, poi noi non, cioè le nostre aziende a quel punto non è che possono più far nulla, andare in giro per tutti i mercatini a cercare i mascalzoni. Quindi cercate di comprare prodotto originale delle aziende che vendono nei canali ufficiali. Questo mi sento di dirlo come messaggio. Che è giustissimo, anche perché adesso con questa crisi dell'olio si sono verificati vari casi di contraffazioni dove naturalmente erano vittime anche le stesse aziende perché hanno riprodotto delle etichette che non erano quelle originali e che non erano dell'azienda produttrice. Quindi bisogna prestare grande attenzione. Allora, chiudiamo questa sessione, non possiamo trattenerci oltre, però qui sul palco noi abbiamo anche delle persone che dovremmo premiare perché abbiamo avuto, per esempio, Nicola Pantaleo che ha partecipato al MICA, che è un premio dedicato ai condimenti, e ha avuto premio miglior condimento aromatizzato per il condimento al limone a base di olio extravergine di oliva, che è un settore, quello dei condimenti, che si sta aprendo. Ora non lo so, magari Iuculano di Todis e Truzzi potranno confermarmi, ma mi sembra che si stia aprendo questo spazio per gli oli aromatizzati. Ecco, che questo premio, poi anche il platino, è qui, abbiamo avuto il platino sempre per lo stesso prodotto, e poi il premio sempre loro per il condimento peperoncino a base di olio extravergine di oliva. Ecco, questo è Chiara Coricelli,
colgo l'occasione per... Noi facciamo anche un concorso di design ed è un concorso molto importante, giunto alla 11ª edizione. Molto importante perché da quando ho iniziato questo percorso sono migliorate le confezioni. E non confezioni limitate soltanto all'aspetto della nicchia, quindi della regalistica, ma concepire anche gli oli da presentare sullo scaffale con una veste diversa. E in questo caso abbiamo il premio per le forme dell'olio, forme d'argento, con il profilo d'autore. Grazie mille. Poi anche per il mica, per i condimenti, col condimento a base di extravergine aromatizzato al tartufo, all'aglio, quanti premi. Poi abbiamo anche per il peperoncino. Grazie. E poi anche per l'aromatizzato aglio e peperoncino, ma non soltanto, qui facciamo incetta, l'aromatizzato al basilico. Grazie. Ecco, i condimenti e anche le conserve sono spesso sottovalutate, però queste, diciamo, questi contest servono proprio per dare stimolo anche a fare di meglio, perché rispetto al passato la qualità, per esempio, dei condimenti aromatizzati è migliorata sensibilmente ed è cresciuto anche il mercato nello stesso tempo. Grazie. Complimenti mille, ancora. Grazie. E per le forme dell'olio qui abbiamo anche l'arte delle specialità di Todis, invito Francesco Iuculano, che ha messo in piedi, ecco qua, forme oro per l'arte delle specialità monocultivar, vedete qui la foto, e quindi è molto importante questo premio proprio perché viene assegnato a un'azienda distributiva. Del canale Convenienza, quindi. Ecco, aggiunge precisamente Iuculano, e del canale Convenienza. Cioè nel canale Discount, quindi abbiamo cercato di fare. Siamo forse i primi oggi nel canale, diciamo, della distribuzione ad avere delle monocultivar col nostro marchio. Vogliamo fare cultura, come è giusto che sia. Anche bisogna ammettere che è difficile poi fare cultura, nel senso che non credo che subito il consumatore percepisca questo valore e dia attenzione al prodotto. Ma lo diceva prima anche il professor Tirelli, che ci conosce. Fare cultura è possibile, bisogna avere il coraggio di farlo, appunto, anche con spirito imprenditoriale, anche se siamo, diciamo, dei distributori, dove è, perché è l'unico modo per portare le giuste marginalità oggi alla catena con i costi che ci sono, e necessariamente fare qualcosa di nuovo, provare a spiegare che il mondo è fatto di tanti cibi e di tante qualità, come diceva, e bisogna cercare di cavalcare dove è possibile questa cultura per vendere di più e meglio. E comunque fate anche cultura attraverso proprio la carta degli Ma oli. Diciamo che tu ne sei artefice, quindi la conosci. Abbiamo fatto questa carta degli oli. Ecco, devo dire la verità, dispiace, ecco, che magari nel mondo dell'oreca magari non ci sia la stessa presenza come, diciamo, è capitato a noi di fare una carta degli oli. Sarebbe bello andare nei ristoranti e trovare delle carte degli oli che suggeriscano gli abbinamenti, e forse questa è una cosa che, diciamo, anche la distribuzione dell'oreca dovrebbe pensare di più, perché l'abbiamo fatta noi nella distribuzione, diciamo, certo, sugli scaffali, quindi voglio dire. Anche perché la carta degli oli oggi è possibile perché ci sono volumi di bottiglie anche al di sotto dei 100 ml, quindi in realtà, esatto, è gestibile. C'è facilmente questa possibilità, e oggi quei prodotti Eurolitro hanno, diciamo, comunque anche agli occhi, diciamo, dei consumatori una certa appetibilità, perché oggi una bottiglia, dicevamo, costa 12 euro, una bottiglia da mezzo litro si riesce a vendere a 8 euro, e quindi c'è anche, diciamo, una possibilità di far conoscere un prodotto che magari prima il consumatore non si avvicinava perché cercava solo la promozione. Oggi c'è anche questa opportunità, e la carta degli oli serve a fare cultura. Perfetto, grazie. Grazie. E cogliamo l'occasione per premiare anche Carapelli Firenze. Carapelli è un marchio noto, con il Frantolio hanno partecipato alle forme dell'olio, e quindi questa, ecco qua, vedete qui la bottiglia. C'è l'esigenza di rinnovare sempre l'immagine, la confezione, perché il Frantolio ha subito, diciamo, ha avuto negli anni sempre delle modifiche, perché è importante anche che ci siano
delle presentazioni nuove. Sì, è importante rafforzare l'immagine del prodotto. In questo caso era importante anche fare un'immagine più coerente dentro della marca, perché avevamo nostra parte premium, una parte 100% italiana, che ha una bottiglia con quella parte di solo. Allora, ovviamente le marche si modernizzano, continuano a fare queste modifiche, e è molto importante sempre. Perfetto, benissimo e complimenti. Grazie a voi tutti e proseguiamo con la prossima sessione. Grazie per tutto ciò che avete detto.